Buonasera, buonasera a tutti! Che emozione, che pubblico meraviglioso questa sera nella prestigiosa Basilica dei Santi 12 Apostoli per vivere insieme una serata, per dire un incontro, una condivisione che sicuramente ci cambierà. 16ª edizione del concorso internazionale Musica Sacra. Let's Sing Oratorio Music, il concorso legato alla musica sacra più celebre in tutto il mondo, che vede proprio spingere, lanciare tantissimi giovani da ogni parte del globo verso il mondo della lirica, della musica classica, in questo caso della musica sacra. Tanti di voi in questo momento si staranno chiedendo, la musica sacra non molti la conoscono. Io stesso, questo è il mio secondo anno che ho il piacere di condurre questo appuntamento importante, ma tutte le volte è un motivo e un'occasione di arricchimento, perché la musica sacra, che non è musica liturgica né musica spirituale, ma ha avuto il suo grande exploit nell'epoca barocca. E proprio qui, in questa meravigliosa chiesa, a pochi metri da Piazza Venezia, una chiesa che fu iniziata a edificare nel 1348 e fu terminata nel 1702, dove ci sono i resti di Filippo e Giacomo e altri martiri qui avvolti, come potete vedere dal profumo di questi fiori, è sepolto Girolamo Frescobaldi, insigne compositore e organista. Qui vorrei lanciare un grande applauso, perché è il secondo anno che lo ricordo ed è importante ricordare chi ha dato tanto alla musica e chi ha lasciato tracce indelebili ed eterne. Oggi, 18 settembre 2021, San Giuseppe da Copertino, il protettore degli aviatori, quale miglior santo quest'oggi, che proprio qui è rappresentato in un'opera meravigliosa, per elevarci attraverso la forza, l'intensità della musica sacra, che proprio ci spinge, ci spingerà anche gli amici che ci stanno seguendo da casa attraverso le telecamere di Telepace, e chi ci ascolta in differita a Radio Vaticano proprio vivrà questa sera un vero e proprio volo. Allora, adesso diamo subito il benvenuto a colei, la Deus Ex Machina, colei che ha creato tutto questo mondo meraviglioso, giunta alla 16ª edizione. Do il benvenuto con un grande applauso alla professoressa Daniela De Marco. Benvenuta, professoressa. Benvenuto a voi tutti. Vedi, mi hai fatto talmente emozionare che sono cascati tutti i fogli. Però è buon segno, perché si dice in gergo, quando il copione cade, anzi, bisognerebbe batterlo 3 volte, perché lo sai, il 3 è il numero perfetto, quindi 1, 2 e 3. Bene, andiamo avanti. Allora, Daniela, ci siamo anche quest'anno, siamo allora, pronti. Grazie mille. Noi quest'anno abbiamo raddoppiato i banner, perché è con immensa gioia che annunciamo che quest'anno abbiamo battuto un record. Avremo 23 finalisti, perché erano così bravi che abbiamo deciso di prendere tutti quelli che lo meritavano, perché quest'anno hanno lavorato doppio, dal momento che è un anno, come ben sapete, il secondo anno di pandemia, e quindi è un segnale di speranza, di rinascita nel nome della musica sacra. Hanno viaggiato, il più lontano stasera viene dalle Filippine, nel senso che ha preso un aereo dalle Filippine, si è fatto 15 giorni di quarantena e poi ha fatto il concorso. E questo significa quanta passione e quanto amore hanno. Io voglio ringraziare la mia splendida giuria. Ecco, vogliamo dire i nomi dei giurati. Gianni Tangucci, coordinatore artistico Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Qui va il primo applauso, il benvenuto per l'impegno. Vincenzo De Vivo, direttore artistico Accademia Lirica di Osimo e direttore artistico Stagione Lirica Fondazione Teatro Le Muse di Ancona. E ancora Eleonora Pacetti, direttrice Young Artist Program, Teatro dell'Opera di Roma. Fabrizio Da Rossa, direttore d'orchestra produzioni Let's Sing Oratorio Music. E anche quest'anno, dalla Grecia, abbiamo Nikos Eftimiadis, direttore d'orchestra e presidente della Federazione Panellenica dei Cori, dei direttori di cori. E poi Ludek Golat, regista lirico e consulente teatro di Opava, Repubblica Ceca.
E per ultima, ma per prima, la nostra mitica professoressa Daniela De Marco, nonché fondatrice del concorso internazionale Musica Sacra, giunto al 2021. Esatto. Vieni più avanti che così prendi meglio la posizione. Mi vedono, qui mi hanno messo il segnetto, quindi le telecamere adesso mi vedono. Sarò molto segnata. Questa sera avrete 23 cantanti da ascoltare e scoprirete ancora meglio che la musica sacra non è noiosa, ecco, non è triste, questo. Non è neanche lenta, perché avrete tanti brani chiamati di furore, di agilità, di momenti degli oratori, principalmente di Handel, di cantate di Bach e anche diversi brani di Vivaldi. Perché la musica sacra ha ovviato in molti casi con gli oratori al lockdown annuale che c'era una volta, col divieto di andare in scena durante la quaresima. Quindi noi con Lezing Oratorio vogliamo trasmettere questo patrimonio culturale e musicale enorme alle nuove generazioni, facendoli cantare e ascoltare oratori dai 6 anni fino ai 14, io magari adesso 14 anche così, sono perché così. Sono alti. E quindi io vi auguro buona musica sacra a tutti. Daniela, prima di salutare però voglio lanciare una scommessa, proprio perché hai detto una cosa importantissima, perché il concorso vive e si propaga anche proprio per lanciare un messaggio di sensibilizzazione nei confronti della musica classica, che vi posso assicurare, poi facciamo una scommessa, dopo quando arriveremo alla fine, questa musica, questa serata di gala, perché è un concorso che si chiude con un concerto di gala, con questa grande finale. Vi ricordo che ci sono state le prefinali, 3 giornate nella chiesa di Santa Maria di Miracoli a Piazza del Popolo, dove la giuria ha visionato i concorrenti. Che, quanti sono partiti? 150 allora, sono, all'inizio? Sì, e poi sono diventati circa 75 qui a Roma, 23 finalisti, premieremo 8 ragazzi e ragazze, in modo da creare un doppio cast per questo spettacolo che stiamo iniziando a scrivere e a preparare, è Promised Land, l'Europa come terra promessa, e parleremo di, faremo una mise en scène, Ludwig sta già pensando meraviglie, principalmente da brani tratti da Israel in Egypt e dal Messia di Handel. Ma vedendo tanto capitale umano quest'anno, sicuramente diventerà una cosa ancora più ricca, e il viandante rappresenta un po' tutti noi in cammino verso un mondo migliore rappresentato dal sole. E voglio ringraziare il vice governatore della Repubblica Ceca, poi il Vincenzo Bocciarelli nominerà tutto il comitato d'onore presente, perché era chiamato a premiare. Perché devo essere sincera, in Italia mancano politici come in Cechia hanno. Lui ha capito il progetto, sa quanto è importante far crescere le radici della musica sacra, quindi vuol dire unire una cultura e una religione in un'unica cosa. E sono veramente orgogliosa e grata che si abbia fatto un viaggio di migliaia di chilometri in un momento in cui viaggiare non è semplice, è molto complicato, per essere presenti con noi. Thank you very much. E allora con un grande applauso ringraziamo il nostro direttore artistico Daniela De Marco. E buon lavoro, Vincenzo. Adesso noi di là. Si parte, grazie. Prego. Grazie. Accomodati in giuria dove ci sono gli altri giurati. Allora, prima di introdurre la prima, perché lei è donna e viene dall'Armenia, voglio fare un invito a tutti gli amici che ci seguono anche da casa. Allora, in quest'epoca così complicata, questa serata va a celebrare di nuovo il respiro dell'arte, quindi vivete l'arte, andate a vedere i musei, i concerti, il cinema, il teatro, perché da questa sera la nostra dichiarazione d'amore nei confronti dell'arte vola ancora più forte nel cuore di tutti voi, perché dobbiamo tornare di nuovo a respirare questo magico mondo che ci fa, come dire, ci alleggerisce ed è un antidoto per l'anima fondamentale. E allora diamo inizio alla prima presentazione, la prima dei 23 che ascolterete questa sera. Allora, lei si chiama Gayan Sahakian e chiedo di intanto prendere posizione. A mano che vi presenterò, prendete posizione così
oliamo l'ingranaggio della grande macchina della musica questa sera. Di Antonio Vivaldi, Nulla immundo, pax sincera. Nulla immundo, pax sincera. Canta Gayan Sahagyan. Prego, un applauso di incoraggiamento.
E un grande applauso alla nostra Gaianesa Eakian dall'Armenia, 29 anni. Abbiamo sentito Antonio Vivaldi, accompagnata al pianoforte dal maestro Tei Kim, anche quest'anno riconfermato al pianoforte, che si alternerà con il maestro Michi Kim. Bene, allora adesso la seconda, Magdalena Urbanovic di Gerhard Friedrich Händel, Defend Her Haven. Lei viene dalla Polonia, mezzo soprano. Vi ricordo che si alternano soprani e sopranisti, mezzo soprano e contralti, contro tenori, tenori, baritoni oppure bassi e baritoni. Un applauso alla nostra Magdalena Urbanovic. Perhaps to us, oh, that is where the lost of Theodora, may she fall a prey to unexampled lust and cruelty. Devil on a stand around her bed.
Applauso a Magdalena Urbanovic, mezzosoprano dalla Polonia di 31 anni che ci ha fatto sentire, ascoltare Teodora. E adesso andiamo in Germania, il primo rappresentante del mondo maschile a 31 anni, e ci canterà Henning Heidritzer, intanto lo facciamo entrare. Henning, Jendiza Henning, Joseph Haydn, di Joseph Haydn, Missa Collensis in Honorem et Incarnatus Est. Prego, un applauso per incoraggiare questi grandissimi cantanti. Atom of factus est.
E avete ascoltato Henning Jendiza dalla Germania. Si prende anche il suo applauso, il nostro tenore. Grazie tenore. Diamo subito il benvenuto alla prossima finalista, viene dalla Sardegna, da Nuoro, Nicole Pisano, La Resurrezione. Disserratevi o porte. Henning. Che tu ermo, tanto il mare.
mi si sciolga l'orrore, da più in là mi si sciolga l'orrore. Applauso amico Pisano dalla Sardegna, complimenti. Diamo subito il benvenuto a Esther Ferraro, mezzosoprano di 26 anni, da Lamezia Terme, Calabria. Mi raccomando, ragazzi, per mantenere il ritmo che siete tanti, prendete subito posizione di Bach, Johann Sebastian Bach, dalla passione Matteo Bus und Roy. Bus und Roy, prego. Und treu, Kirsch,
senza Esther Ferraro, dalla Calabria. Complimenti, mezzo soprano. Adesso diamo il benvenuto a Giacoba Arechi, vogliamo in Svezia. Prego, un applauso di incoraggiamento alla nostra Giacoba Arechi. Ci canterà di Johann Sebastian Bach un brano, un'aria. Thank you.
Avete ascoltato Jauzet Gott in allen Landen, dalla voce di Jacoba Rekhi dalla Svezia. Diamo il benvenuto al settimo finalista, Chen Han Lin, controtenore da Taiwan. Prego, maestro, di prendere posizione. Ci canterà di Handel Messia or a Secret Oratorio. But who may abide the day of his coming? Chen Han Lin da Taiwan, complimenti. Ed ora
Diamo il benvenuto a Dane Eleni dalla Grecia, che ci canterà Handel, Jephtha, Rise Jephtha, Happy Aphis. Prego. Oh.
Un altro grande applauso meritatissimo a Dane Eleni da Atene, sempre accompagnata dal nostro maestro. Adesso passiamo a Masato Nitta, vogliamo in Giappone. Prego, il nostro controtenore ci canterà Johann Sebastian Bach, Johannes Passion, Es ist vollbracht. Prego. Who's listening? Who's listening?
Nitta Masato, complimenti, bravissimo. E diamo il benvenuto adesso alla decima finalista, viene dal Giappone, Yuki Tamai di Johann Sebastian Bach, Johannes Passion, There Flies. Jesus ist tot.
Altro grande applauso alla nostra Yuki Tamai con l'aria Zerfis, complimenti. Allora stiamo sempre più entrando nel vivo, la giuria intanto, l'occhio attento della giuria sta valutando, sta scrutando, siamo arrivati all'11° finalista e voliamo in Francia, è la volta di Alexandre Baldo che ci canterà, tratta dall'opera Il martirio di San Giovanni Nepomuceno, Tra le furie, l'aria Tra le furie. Bastante ne pena
mai bastante né pena o rigore. Mi turba dul seno, mi sento svegliarsi più fieri, svegliarsi più fieri, i pensieri di giusto furore. Che magita l'alma, e la calma mi turba dul seno, in me sento svegliarsi più fieri, svegliarsi più fieri, i pensieri. Di giusto furore, in me sento svegliarsi più fieri, i pensieri, di giusto furore. Alexandre Baldo, veramente un'impresa ardua per la giuria perché sono tutti bravissimi. Adesso diamo il benvenuto, si torna in Italia, Puglia, da Foggia, Antonia Fino, mezzo soprano. L'accogliamo con un grande applauso, ci canterà di Handel, Messia or a Sacred Oratorio. Oh, Dav, that, Hellest. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel, God with us. Unto the cities of Judah,
Era Antonia Fino. Adesso diamo il benvenuto dalla Serbia, dalla Corea del Sud, Dongyal Park. Dongyal Park, che è tenore di Handel, tratto dall'opera Messia or Sacred Oratorio, ci canterà l'aria Every Valley Shall Be Exalted. Come for
prepare the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Avete ascoltato Donjal Park, la Corea del Sud, e adesso andiamo in Serbia e diamo il benvenuto a Lana Maletic che ci canterà dall'opera di Johann Sebastian Bach. Intanto benvenuta, elegantissima. Magnificat in re maggiore, et exultat. Thank you.
Applauso a Lana Meletici dalla Serbia, che ci ha incantato tutti. È veramente un'impresa ardua per la nostra giuria, ma siamo arrivati adesso in Germania. Tenore Robert Reichner, diamo il benvenuto, che ci canterà di Mendelssohn Dann werden die Gärten lauschen. Avete ascoltato Robert Reichner, e adesso è la volta di Aurora Fagioli, mezzo soprano, viene da Bozen, da Bolzano, e di Antonio Vivaldi, Giuditta Triumfas, Agitats Infido Fisto. Mm-hmm.
inter convivet dabes dormescent labia mea in iunia sueta tristis negunquam leta in pulis ad stricta neci est delicetante anima afflicta. Agitata in fido flauto, la nostra Aurora Fagioli, che passa al prossimo finalista il podio della competition, e diamo il benvenuto a Giordano Farina da Roma. Quindi giochiamo in casa, accogliamo con un grande applauso il basso che ci canterà Quis facit mihi magna, l'aria tratta dal Magnificat in re maggiore di Johann Sebastian Bach. Feci mihi magna, qui poi
Un grande applauso al nostro Giordano Farina e adesso passiamo al diciottesimo finalista. Lei è una mezzo soprano, Midori Kamishuma, che viene dal Giappone. Prego, accogliamolo con un applauso di Antonio Vivaldi. Giuditta Triumphans, armate facet et anguibus.
grande applauso anche per la nostra Midori Kamishima dal Giappone. Adesso stiamo sempre più avvicinandoci all'ultima finalista. Intanto la giuria, come vi ho già anticipato prima, tra poco si riunirà per decretare gli 8 finalisti. È un'edizione davvero, davvero particolare, anche perché sono tutti straordinariamente bravi. Allora presento intanto subito la prossima, Francesca Mannino dall'Italia, soprano, di Gioachino Rossini, lo Stabat Mater, Infiammatus et Accensus. Lei viene da Messina, dalla Sicilia, l'accompagna la mamma e noi la sosteniamo con questo grande applauso. Grazie. Thank you.
grande, grandissimo applauso alla nostra Francesca Mannino da Messina. È proprio il caso di dire quando la voce apre visioni e visuali ancora più lontane. Complimenti, bravissima. Adesso mamma ti viene a prendere e intanto i nostri amici che ci seguono da casa, la scommessa la sto per vincere, vero? Vi avevo detto che la musica sacra è tutto un mondo meraviglioso da scoprire. Intanto grazie. Ringraziamo la nostra concorrente, grazie, la nostra Francesca Mannino, che davvero ci ha fatto vibrare, e sicuramente anche a tutto il pubblico che ci sta seguendo, grazie alle telecamere di Telepace e a Radio Vaticana che ci sta ascoltando in differita. Bene, diamo il benvenuto, adesso lui viene da Imperia, un altro italiano, Raffaele Feo, di George Frederick Handel, oratorio Samson, Total Eclipse.
Raffaele Feo, il nostro tenore. Adesso è la volta di Ettore Agati. Ettore Agati, controtenore, viene dalla Sardegna, di Antonio Vivaldi, Nisi Dominus. Nisi Dominus per questa finale del concerto di gala per la 16ª edizione del concorso internazionale Musica Sacra. Un applauso al nostro Ettore Agati. Adesso un aereo da lontano arriva dalle Filippine, ci ha portato da un paese lontano un grande baritono. Sto parlando di José Leo Logdat. Diamo il benvenuto, che è venuto da così lontano. Ci canterà di Mendelssohn Elias, It's Enough. Now take away my life,
José Leo Lagdad, ne è valsa davvero la pena arrivare dalle Filippine per farci provare una grande emozione e condurci. Avete visto com'è volato il tempo? Perché il pubblico qui presente è veramente in estasi, siamo tutti come ammagliati dalla forza, l'intensità di questi brani che ci riportano indietro nel tempo, ma ci proiettano nella saggezza e nella consapevolezza del futuro. L'ultima finalista, Yue Hu, soprano. E diamole il benvenuto con un grandissimo applauso, perché essere l'ultima ad esibirsi con Handel, Messia or a Sacred Oratorio, Rejoice Great Blue. In bocca al lupo. Rejoice greatly.
rejoice, O daughter of Zion. O daughter of Zion, rejoice, rejoice, rejoice. Rejoice greatly, shout, O daughter of Jerusalem. Behold, the King comes unto thee. Behold, the King comes unto thee, comes unto thee. Dalla Cina, che si prende tutto questo bel applauso, l'ultima finalista ad esibirsi. Allora, pronti, perché la giuria adesso si riunirà per decretare gli 8 finalisti. Grazie. Intanto vorrei che tutti i partecipanti, i ragazzi, le ragazze, i cantanti, si sedessero e si godessero un momento questa serata, perché adesso il vostro conduttore Vincenzo Bocciarelli lascia il posto all'attore. Sì, perché in attesa del verdetto vi
cercherò di far volare, adesso chiedo al nostro Federico, ecco Federico, il leggio qua, lo mettiamo qua, chiediamo alla regia, Carlo, va bene qua, grazie Federico. Allora, intanto il pubblico è un pubblico di grande prestigio questa sera, abbiamo ambasciatori, personaggi del mondo dello spettacolo, e vedo volti conosciuti, vorrei innanzitutto ringraziare tutta la stampa, il nostro ufficio stampa, Francesco Litrico e Annalina Grasso per il supporto con i media, con i giornalisti, ecco, facciamo un applauso alla nostra giuria che si sta propinquando con un bel passo, come dire, concentrato, ieratico, già stanno metabolizzando, cercando di capire, di valutare, perché è veramente difficile, sono tutti e 23 straordinari. Avete sentito poi la peculiarità di da ogni paese, vengono tutti dalle scuole più importanti a livello internazionale, ma ognuna ha messo nel canto, nell'interpretazione di arie, opere che sono appunto soprattutto del 6-700, la propria personalità, portando anche quello che è il background culturale di appartenenza dei loro meravigliosi paesi. La musica diventa una password, diventa una chiave di aggregazione, di condivisione e, perché no, un grandissimo, immenso messaggio di pace. E allora mi viene in mente, pensando alla pace, di dedicare a tutti voi, amici che ci state seguendo, vi ricordo che siamo in Mondovisione, grazie alle telecamere di Telepace, in differita Radio Vaticana, che salutiamo, tutti gli ascoltatori e i presenti in questa chiesa, che ricordiamo siamo nella Basilica dei Santi 12 Apostoli a Roma, questo è il mio secondo anno di conduzione, ma siamo alla 16ª edizione del concorso internazionale di musica sacra, che vede la partecipazione di cantanti da tutto il mondo, e tra poco sapremo chi sono gli 8 finalisti ad aggiudicarsi il riconoscimento, la borsa di studio di 10.000 euro che insomma aiuterà e lancerà ancora di più nel panorama del mondo classico, ma non solo, il mondo del teatro, della lirica, questi straordinari ragazzi. Allora, Dante Alighieri, quest'anno appunto, come tutti ben sapete, anzi tra qualche ora sarò negli studi di Rai World, nel programma Cristianità di Suor Miriam Castelli, per recitare il canto 33esimo del Paradiso, la preghiera di San Bernardo, la preghiera alla Vergine, e quindi voglio anche questa sera per tutti voi qui presenti dedicare questo momento che va a abbracciare il ricordo del grandissimo Dante Alighieri nei 700 anni dove viene appunto celebrata la sua scomparsa. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo, nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Qui si a noi meridiana face di caritate, e giuso intra mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia a te non ricorre, sua desianza vuol volare senz'ali. In te magnificenza, in te caritate, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi, che dall'infima lacuna dell'universo infin qui han vedute le vite spiritali ad una, supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi fino all'ultima salute. Ed io, che mai per mio voler non arsi, più chi fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo, e priego che non siano scarsi, perché tu il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti prego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani, dopo tanto veder gli affetti suoi, vinca tua grazia i movimenti umani. Vedi, Beatrice, con quanti beati
per i miei prieghi ti chiudo le mani. Canto 33, tratto dalla preghiera alla Vergine, di preghiera di San Bernardo. Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue sono le laude e la gloria e l'onore e ogni benedizione. Ad te solo, Altissimo, se confano e null'uomo e ne digno tia mentovare. Laudato sì, mi Signore, con tutte le Tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale giorno e t'allumini noi per lui, ed ello è bello e radiante con grande splendore di te, Altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle in cielo l'hai formate clarite e preziose e belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento e per aere e nubilo e sereno e ogni tempo, per lo quale alle Tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile et preziosa et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale n'allumini la notte, ed ello è bello, et iocundo, et robustoso, et forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta et governa, et produce numerosi frutti con coloriti fiori et erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore et sostengono infermitate et tribolazione. Beati quelli che sosterranno in pace. Cada te, Altissimo, siranno incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morrà nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle Tue santissime volontate, che la morte seconda non farà male. Laudate et benedicete, mi Signore, et ringraziate et serviateli con grande umilità. Quest'anno è stato davvero un anno di rivelazione, un anno che dalla sofferenza, dalla costrizione, dal vivere chiusi, tappati in casa, ci ha portato anche ad un svelamento di una nuova realtà. Ci sentiamo chi più chi meno però cambiati. È un momento di rivoluzione, rivoluzione dell'anima. E a proposito di questo vi voglio dedicare Senza Limite, Off Limits, l'opera di cui ho curato la regia alla Valle dei Templi ad Agrigento, scritto da Serenella Bianchini. E allora vi faccio, come dire, certo non è la stessa cosa dello spettacolo, perché c'era un ensemble musicale incredibile dal vivo, c'erano dei cantanti straordinari, Serenella Bianchini che ha interpretato il ruolo di Sesi, e poi c'ero io che ho interpretato una sorta di Adamo, di primo uomo, che dava il via alla scintilla dell'umanità. E la luce si fece carne e parlò per bocca di uomo. L'infinito si condensò nella sua forma, calco d'amore. In un codice fu scritta quella verità, ed il codice diede vita ad ogni cosa. E la meravigliosa madre terra ci accolse e partorì i suoi figli. Ed essi crebbero, protetti ed amati, e fu permesso loro di riprodursi in ogni forma creata, così che restasse sempre quella traccia di amore voluto. Poi avvenne che l'imprevisto entrasse da un portale chiuso e fu violato inesorabilmente per l'egemonia di grandezza quel codice perfetto.
E venne la morte. E venne con essa l'oblio. E ancora adesso non ricordiamo, oggi, angeli muti di un universo lontano. E ipus enetas te horas, icuta cratista, anarit magar fero pemata, actis. Corre e vola il mio cuore, corrono i miei pensieri, viaggiano verso lì di lontani, là dove la terra si perde all'orizzonte, là voglio che riposino i miei sogni, là voglio trovare la mia nuova dimora. Il mio spirito non ha pace, è più forte il desiderio di andare, il cuore pulsa nel petto, lo sento, la vita mi fu data e come alito di vento entra dentro me quel fuoco d'amore, di vampa ed arde sulla pelle del mondo, vola, sfiora le onde e riempie un ricordo che gli occhi trattengono in lacrime. Un ricordo legato a due amori che si incontrarono, si persero e poi si riabbracciarono di nuovo, senza limite. Un omaggio a Francesco Petrarca. Solo et pensoso, i più deserti campi vo misurando a passi tardi et lenti, et gli occhi porto per fuggire intenti ove vestigi uman l'arena stampi. Altro schermo non trovo che mi scampi dal manifesto accorger delle genti, perché negli occhi d'allegrezza spenti di fuor si legge come io dentro avampi, sicch'io mi credo mai che monti et piagge, et fiumi et selve sappian di che tempra è la mia vita, che si celata altrui. Ma pur si aspre vie cercar non so, ch'amor non venga sempre ragionando con meco, et io con lui. Petrarca. Da sole pensoso e più deserti campi, il canzoniere 35. Dedicato a Virginia, alla luna di Leopardi. Oh graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno, io venia pien d'angoscia a rimirarti e tu pendevi su quella selva, siccome or fai, che tutta la rischiari. Ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci, il tuo volto apparia, che travagliosa era la mia vita, ed è, né cangia stile, o mia diletta luna. Oh, come grato corre al tempo giovanil, quando ancor lungo la speme e breve ha la memoria il corso, il rimembrar delle passate cose, ancor che triste e che l'affanno duri. Alla luna di Leopardi, e sempre di Leopardi, non poteva mancare quel colle meraviglioso, baciato da quel refolo di vento. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi al di là di quel e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io, quello infinito silenzio, a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente viva e il suon di lei, così tra questa immensità
s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. E grazie, grazie a tutto questo meraviglioso pubblico. Bene, ci siamo, siamo giunti al verdetto finale. La giuria sta consegnando i nomi degli 8 finalisti che si aggiudicheranno il titolo di vincitori di questo concorso internazionale 2021 Musica Sacra, Let's Sing Oratorio Music. Allora, direi che intanto chiedo alla regia se possiamo, ripassiamo, ritorniamo dall'attore a conduttore, il vostro Vincenzo Bocciarelli. Grazie Gianni, ecco. Rientriamo nel vivo, perché do il benvenuto al nostro direttore artistico, la professoressa Daniela De Marco, che portavoce della giuria, che si è poi appena riunita per decretare i nomi dei vincitori. Allora, professoressa De Marco, posso accoglierla con un grande applauso? Il microfono, eccolo. Prego, professoressa. Intanto un applauso anche a tutto il team, i ragazzi che hanno organizzato e stanno portando i premi. Ti voglio qui accanto a me, perché da casa stanno palpitando, vogliono sapere chi ha vinto, chi sono gli 8 finalisti, anche il pubblico qui presente. Oh! Qua. Vieni qui, ecco il microfono. Grazie. Tranquilla. Sei emozionata, lo so, tutti gli anni c'è questa emozione, sei fantastica. Prima di svelare i nomi, farti un grande applauso a parte tutti per il tuo impegno, la passione che metti tutti gli anni, e quest'anno ancora di più, perché è un successo straordinario. Tutti hanno detto moltissimo. In tua assenza abbiamo sentito tanti grazie feedback. Grazie a tutti, grazie ai... Un applauso al nostro direttore artistico. Io ci siamo. Vorrei approfittare per chiamare qui sul palco gli ambasciatori presenti, l'ambasciatore Jakob Stumpf, l'ambasciatore di Repubblica Ceca, esatto. Soprattutto il vice governatore della regione Moravia Slesia, l'ambasciatore di Russia. Ecco, bene, intanto grazie. Che prendono posizione. Siamo pronti allora, grazie. Per sapere i nomi. Ti devo tenere, ti posso tenere io questi? Certo, perché okay. Come al solito fai portare via il leggio, che sarebbe stato utilissimo. Volevi il leggio? No. No, ma no, poi dopo. Allora, tanto, però mi dovrei tenere. Certo che ti tengo il microfono. Perfetto. Ecco. Allora, per la categoria baritono basso abbiamo premiati Alexander Baldo. Alexander Baldo, dammi a me intanto questo, tengo, poi glielo do dopo. Ok. Ambasciatore di Repubblica Ceca. Allora, consegna il premio l'ambasciatore della Repubblica Ceca a Alexander Baldo, eccolo qua. Prego Alessandro, lì al centro, per ricevere il tuo meritatissimo riconoscimento. And the winner, l'altro vincitore per la categoria baritono basso è Giordano Farina. Un grande applauso a Giordano Farina, dall'Italia. Aspetta che intanto consegna il premio, che allora, poi te lo passo io. Bene, facciamo per categoria, ecco. Grazie. Ecco. Fate una bella foto tutti insieme. Foto di rito. Grazie mille. Roma e Parigi, Francia e Italia, vedi, portano a casa il titolo. Bene, adesso. Adesso. Grazie. E complimenti, e bravissimi. Qui in scena, qua insieme, perché poi facciamo la foto finale. Adesso winner to 2021, mezzo soprano, contralto, controtenore. E ho fatto un unico diploma, poi arriveranno le belle copie a casa. Per essere incorniciate. Esatto. Aurora Fagioli. Aurora Fagioli vince
titolo di questa 16ª edizione, insieme, ecco qui la coppa che verrà consegnata dal nostro vice governatore, in Italia sarebbe onorevole Zurillo. Esatto, Zurillo, giusto? Prego. Thank you. Mettetevi lì per la foto. Perfetto. Qui. E questo lo devi dare. Esatto. Ecco qua. Foto. Foto di rito. Vince un'altra ambasciatrice dell'Italia qui abbiamo, eh? Un altro applauso perché veramente è stata bravissima, ci ha incantato tutti. Proprio brava, fagioli. Bene, adesso l'altro mezzo soprano che ha vinto abbiamo è Esther Ferraro. Esther Ferraro, winner 2021 mezzo soprano contralto controtenore. Esther Ferraro consegna il premio. L'ambasciatore di Slovenia, Jakob Stumpf. Prego. Grazie. Complimenti. Grande emozione, eh? Sì, tanto. Come ci si sente? Non ho molte parole al momento, le troverò però. Cantando. Foto, vai vicino a colui che ti ha consegnato il premio, qua al centro, foto di rito. Allora, passiamo adesso, winner 2021 tenore. Allora, le due rappresentanti del consigliere della Grecia e consegna il premio della categoria per tenore al signor Park Dong-yol. Dong-yol Park. Come here, come. Congratulations! From Korea, giusto? Seoul? Dai. Ok, e un altro. Congratulations, Park. Stay here with the other. Winner 2021. Concorso internazionale 2021 musica sacra. Va. La coppa, per favore, è già qui vicino. Ecco qua. Grazie. Raffaele Feo. Raffaele Feo, tenore, tra anche lui gli 8 premiati finalisti che hanno raggiunto il premio. Prego, complimenti, coppa meritatissima. Bene, ecco. Uomini grandi. Al centro, ma tanto facciamo l'Italia, un altro italiano che porta alto il nome. Grazie. Questa sera del nostro paese, per un'edizione musicale che l'anno scorso non c'erano italiani. Grazie. Bene. E adesso, qualche altro istante, siamo intanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne mancano ancora 2. Il nostro... Vieni col microfono, mettiti qui che sei inquadrata. Ecco qua. Allora, perfetto. Abbiamo vincitrice una soprano, Francesca Mannino. Un grande applauso a Francesca Mannino. Consegna il premio dalla Russia. Per favore, signor vicegovernatore. Vicegovernatore. Oggi, signor vicegovernatore. Come again. Here again. Sorry. Another time. Sorry. Double job. Yes. Double job. Today. Double job. Che meraviglia, ecco qua. Vieni qui, mettetevi per le foto adesso, aspetta. Ecco qua. Un grande applauso alla nostra Francesca Mannino da Messina, che ci hai fatto letteralmente volare con la tua voce straordinaria. Ci hai aperto delle visioni alte e altre. Brava, complimenti. E rimani qui con noi. E l'altra vincitrice della categoria soprano è Danae Eleni. Danae Eleni, 8º nome. Congratulations! Grazie. Bravissima. Grazie. Come here. Grazie. This is for you.
pitchers. Siamo giunti, al fin siamo giunti? Al c'è fin un altro premio? No, non c'è niente al premio, ma io voglio sul palco tutti i finalisti che non hanno avuto i premi. Ah. Yuki Tamai, Magdalena Urbanovic. Ragazzi, arrivare in finale con questo livello, cioè, è un premio. Va bene lo stesso. E questo significa che vi siete fatti conoscere. Grazie. Wu Yue, Yuki. Grazie, Yuki, grazie. Wu Yue. Sahakian Gayan. Un poco più veloci, come sapete eravate in 23 a fare la finale. Jacoba Reiki. Per me siete tutti straordinari, so, io non sono un esperto di musica. Tieni, Jacoba. Ma è stato difficile decretare. Antonia Fino. Grazie Antonia. Brava. Grazie a te. Complimenti. Henning Jendrizza. Danke schön. Midori Kamishima. Grazie Midori Kamishima. Lin Chen Han. Ragazzi, venite più qui, più qua al centro. Grazie. Thank you. Mettetevi più qua. Yoseleo Logdat. Qua così. Brava. Bravissimo. Lana Maletic. Bravo. Io già preparo la foto di rito per il finalista. Masato Nitta. Adesso loro lì. Perché voi siete quelli che avete vinto. Nicole Pisano. E Robert Reichneck. Che è l'ultimo solo perché me l'avevano messo più in fondo. Grazie. Grazie Robert, grazie. Allora Daniela, direttore, se sei d'accordo, io vorrei portare poco poco loro più avanti e poi dietro mettere tutti gli altri. Okay, che sono perfetto. Così, allora ragazzi, venite davanti, faccio anche un po' da coreografo. Attenzione, non uscite fuori luce. Perfetto, se no siete fuori luce, va bene Carlo. E poi tutti voi ragazzi, mettetevi dietro in fila, tutti venite, come here. Please, ragazzi. All the finalists, please. Certo, okay, qua. Lui fa il direttore d'orchestra. Allora, signori, amici che ci avete seguito per questa serata meravigliosa all'insegna della musica sacra, si conclude così la 16ª edizione. Qui accanto a me la donna straordinaria che ha dato vita a questa 16ª edizione, Daniela De Marco. Sei emozionata, lo so. Sì, io, tu arrivi no, qui no, che sono stanca. Sì, vieni, appoggiati sulla mia spalla. Amici, come vi avevo anticipato all'inizio, la scommessa è stata vinta, perché sono sicuro, come il pubblico questa sera, anche il pubblico a casa, si sarà innamorato ancora di più della forza, l'intensità, del talento di questi ragazzi, ma soprattutto la bellezza e il fascino della musica sacra. Perfetto, tutto su Telepace e soprattutto seguiteci anche quando non c'è il concorso sui nostri social Facebook, Instagram, cosa sia le pagine di Vincenzo Bocciarelli che le pagine di Concorso Musica Sacra, vi daranno tutte le notizie, tutte le bellezze per ricordare anche una volta finito l'evento, quello che stasera è successo. Buona musica sacra a tutti. E a proposito, volevo ringraziare chi mi ha vestito, Made in Italy, la main project di Costanzo Bartolomeo, il mio stylist, il bravissimo Filippo Matera, perché questo trionfo di questa sera era elegantissimo. È il Made in Italy, perché dobbiamo mandare un grande augurio a tutti e tutta l'industria. Cultura, arte, musica e magari qualcuno che ci pensa un po' di più. Esatto. Grazie, grazie a tutti, ci vediamo il prossimo anno per vivere insieme la nuova avventura del concorso internazionale Musica Sacra. Sempre con Vincenzo Bocciarelli. 2022, grazie a tutti. Ci salve. E complimenti, grande applauso a questi ragazzi meravigliosi. Evviva!